appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Secondo le indiscrezioni del prepartita, si disporranno in campo con il 4-5-1. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta, là davanti, può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. Bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Perisic! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Ionita! Serna! Cigarini! Ecco Pavoletti! Cerca l'uomo là davanti. Cerca un compagno. Alza la palla in profondità verso un compagno. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. De Vrij con l'intercetto. Vuole la profondità. Ottima giocata. Prova la giocata nello spazio. Da lì può crossare. Brozovic decide di sfruttare la fascia. Azione prolungata, ma possesso palla sterile. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa azione. Barella. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Niente gol né da una parte né dall'altra. Provano a ripartire da dietro. Nainggolan. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Cerca spazio. Dunque, rimessa laterale. Ottimo il fraseggio. Guadua Samoa prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cigarini. Prova il filtrante. Politano scatta verso il pallone. Prova la giocata di Fino. Mattias Vecino riceve la palla. C'è il tiro! Padoin sbroglia la situazione. La mette dentro. Vuole la profondità. La palla entra in area. Isacane si fa trovare al posto giusto e allontana. Pavoletti.
Nainggolan, c'è spazio, occhio, col... bella parata! La butta via e fa respirare la difesa. Mattias Vecino ha la possibilità di andare verso... cerca il tiro! Allontana il pericolo. Brozovic. Ecco Perisic. Cerca spazio. Tocco preciso. Grande movimento nello spazio. Bella apertura. Perisic. Grande occasione ma palo. E il portiere la fa sua. De Vrij, di forza. Prova la giocata nello spazio. Perisic cerca un compagno. È libero di creare pericolo. Salta e colpisce di testa. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Cepitelli. Padoin. Pavoletti. Cigarini. Opta per il lancio lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Primo tempo che finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si riprende con il secondo tempo. L'Inter ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Mattias Vecino. D'Ambrosio. Nainggolan. D'Ambrosio raccoglie un passaggio dalle retrovie. Qui cercherà il tiro. Che grande parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Perisic si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. Politano prova la verticalizzazione. Cerca di lanciare il compagno. Ci mette una pezza. Birsa. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Riceve in ottima posizione. Possibilità col... Il portiere si oppone. Questi sono palloni veramente difficili, lo dico da ex portiere, ma qui è stato attento e non si è fatto ingannare. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Sulla fascia, è libero. E passa. Numero. C'è il retropassaggio. Cerca spazio. Opportunità di ripartire. Il Cagliari non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio. Può tentare la conclusione. Supera la linea, gol! È arrivato il gol del vantaggio. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. L'Inter segna il gol che sblocca la gara. Sono in svantaggio, ma c'è ancora tempo per ribaltare la situazione e rimontare il gol di scarto. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Palla al centro. Colpisce. E ha provato il gran numero. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile.
quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Niente da fare, non passa. Perisic. Provano a partire in velocità. Vuole la profondità. João Pedro. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma non possono stare tranquilli. C'è ancora tanto tempo. Ora il loro primo pensiero deve essere difendere il vantaggio fino alla fine, ovviamente, ma devono fare attenzione a non chiudersi troppo in difesa. Cercano l'azione veloce. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Prova la soluzione in fascia. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Se ne va. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La appoggia sulla fascia. Prova la giocata nello spazio. Arriva il cross di Candreva. Va di testa! Salvati dalla traversa. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. De Vrij. È dominato fisicamente. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad entrare. Occhio al tiro! Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ecco Perisic. Ottima difesa, doveva essere fermato. L'Inter aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Prova con la palla lunga. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. D'Ambrosio scodella in avanti. Cigarini. João Pedro. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Finisce così, non c'è più tempo. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Nel secondo tempo sono rientrati dagli spogliatoi con lo spirito giusto e sono